Buongiorno lettori e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi presento L'inganno dell'ippocastano di Mariano Sabatini. Questo libro mi è stato consigliato dallo scrittore di Vernelli ed ero molto curiosa di leggerlo anche perché proprio quest'anno ha vinto il premio Romiti Opera Prima. Si tratta di un noir ambientato a Roma. La storia inizia con Viola Ornaghi, che è una giornalista della rivista Charme, che viene inviata dalla sua direttrice, che è una tipa un po' alla Io Miranda Priestly del Diavolo Veste Prada, ad intervistare Ascanio Restelli, un grande imprenditore romano e ad un passo dalla candidatura a sindaco di Roma. Viola, che non è tanto pratica appunto di interviste di questo tipo, chiede consiglio al suo amico, nonché protagonista di questa storia, che è Leonardo Malinverno, anche lui giornalista e scrittore del Globo, tra l'altro nome bellissimo, mi piace un sacco. E appunto gli chiede consiglio su questa intervista, per cui lei giustamente è un po' in ansia. Nel momento in cui si reca nella villa di Restelli per intervistarlo, trova l'imprenditore sgozzato e senza gli occhi. Viola ovviamente resta scioccata dalla scena che si trova davanti e la prima persona che gli viene in mente di chiamare ancora prima della polizia è proprio Leonardo Malinverno, cioè l'ultima persona che aveva sentito nelle ultime 24 ore. Leonardo Malinverno corre sul luogo dell'omicidio e questo è soltanto il primo passo all'interno di un'indagine che lui porterà avanti insieme al suo amico Jacopo Guerci, che è capo della squadra omicidi della questura. I potenziali assassini di una persona odiata come Restelli sono tantissimi e quindi fino all'ultimo, almeno questo è successo a me, fino all'ultimo non si riesce bene a capire chi effettivamente abbia compiuto questo reato. Il personaggio di Malinverno mi è piaciuto veramente tanto, perché all'inizio viene presentato come il classico playboy che non riesce ad attaccarsi sentimentalmente a nessuna, il classico Casanova. In realtà è un personaggio sorprendente perché nasconde invece una sensibilità enorme. Questa sensibilità la dimostra anche e soprattutto nei confronti di Viola, questa amica, forse non più amica, che lui si trova a proteggere e devo dire che lo fa in maniera eccellente. Viola invece, che forse è un personaggio che potrebbe piacere a molti, non lo so, a me è rimasta un po' sulle scatole e vi spiego anche perché. Viola fin dall'inizio del romanzo ci viene presentata come una donna che sta affrontando un momento, un periodo della sua vita terribile a livello sentimentale. Ha tutte le ragioni, intendiamoci, ha tutte le ragioni per avere giramenti di scatole, per lamentarsi e per essere perennemente triste. Anche perché, tra parentesi, ha una madre che, ragazzi, cioè quando leggete questo libro parliamone, per favore, parliamone, perché ha una madre che non è la classica madre rompiscatole, non è solo quello, cioè è proprio una vipera. E non voglio farvi spoiler, ma veramente gliene fa e gliene ha fatte di ogni, cioè una cosa imbarazzante. Perciò, ripeto, Viola ha tutte le ragioni per avercela con questo mondo, però devo dire che nel complesso mi è rimasto di lei semplicemente l'idea della ragazza piagnucolona che si piange addosso, che ce n'ha sempre una, e non ho visto in lei quella grinta che invece speravo di vedere. Non lo so, mi ha dato l'idea di quelle donne sempre che ce n'hanno sempre una, che si lamentano sempre, che sono sempre tristi, che guardano una pianta e si mettono a piangere perché gli aveva ricordato quella cosa che da piccola l'aveva fatta soffrire. Insomma, non lo so, ecco, a me è rimasta un po' sulle balle Viola, mi dispiace. Al contempo invece Malinverno mi è rimasto molto simpatico e soprattutto non so come a Malinverno però è piaciuta Viola. Ecco, c'è questo passaggio che mi sono persa, cioè Malinverno si innamora palesemente di Viola ed è un uomo con la U maiuscola secondo me in tutto ciò che fa e in come si comporta. Ok, quindi non vi sto a svelare finali, non vi do spoiler né niente, però credo che abbia veramente avuto un comportamento con gli attributi da signore. In più, una cosa che mi è piaciuta un sacco di Malinverno è non soltanto la sua ironia, ma anche l'ottimismo. Questo suo prendere il lato positivo di tutte le cose, anche di quelle, cioè, tragiche, che dici, ma no,
cioè buttati in terra e mettiti a urlare perché non c'hai altro da fare. Invece lui no, lui sdrammatizza praticamente sempre e questo io l'ho trovato fantastico. Una cosa che mi ha colpita tantissimo di questo libro è il tipo di linguaggio utilizzato. Sabatini fonde un linguaggio comunque ricercato, delle parole anche molto eleganti, così le voglio definire, con in realtà una struttura narrativa scorrevolissima e che, almeno a me ha dato questa impressione, ti porta dall'inizio alla fine della storia senza fartene rendere conto. E questa cosa mi è piaciuta molto perché effettivamente mi sono trovata a leggere questo libro, anche se devo essere sincera, lo centellinavo perché l'ho portato avanti assieme ad altre letture quest'estate e quindi poi magari a volte arrivavo la sera, quindi mi leggevo tre pagine e chiudevo, quindi l'ho un po' centellinato nel tempo, però avevo sempre di sottofondo questa curiosità, sì, di scoprire chi era l'assassino, ma in particolare avevo voglia di indagare assieme a Malinverno, cioè questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Volevo capire che cosa succedeva a Viola, cioè mi sono molto legata ai personaggi, nel bene e nel male, mi sono molto legata ai personaggi, alle loro storie ed ero veramente curiosa di arrivare alla fine. Essendo io un amante, mi ritengo questo un amante della lingua italiana, vorrei fare davvero i complimenti all'autore perché ha veramente un modo inedito di trattare le parole. Non so spiegarvi, cioè ha un modo di scrivere, uno stile di scrittura che veramente ti colpisce molto, almeno a me ha fatto questa impressione. Io spero che leggerete questo libro, spero che ne potremo parlare insieme, non vi anticipo altro perché altrimenti spoilererei a diritto. Io spero che questo video vi sia piaciuto e in tal caso iscrivetevi al mio canale e se volete lasciatemi un like. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo al prossimo video. Ciao!